un piccolo scrigno d'arte posto nel centro storico di San Benedetto, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Marina, in grado di raccontare la storia della chiesa locale dalle origini ai giorni nostri, esponendo alcune delle opere più significative della città. È il Museo di Arte Sacra di San Benedetto, ultimo nato tra le 10 sedi espositive che compongono la preziosa rete dei Musei Sistini del Piceno. È una catena di musei, una catena di 10 musei del nostro territorio diocesano che va da qui, da San Benedetto, fino ai Monti Sibillini, fino a Monte Monaco, Castignano, Rotella, Montalto, Ripatransone, Grottammare, eccetera, Comunanza. Ebbene, abbiamo, invece di fare il grande super museo diocesano come ad Ascoli, come a Fermo, invece di riunire tutti insieme le varie opere, abbiamo preferito fare un museo diffuso nel territorio, cioè ogni territorio, ogni comune, ogni parrocchia ha il suo museo e li espone, li valorizza, viene valorizzato l'oggetto perché viene nel vissuto dove è stato creato e poi viene valorizzato anche l'ambiente tramite, perché no, le conoscenze turistiche e i passaggi dei turisti. Questo di San Benedetto diciamo che è l'ultimo arrivato e quindi abbiamo riunito poche cose della città, tipicamente della città, soprattutto di due chiese, la cattedrale qui di fianco e la chiesa di San Benedetto Martire, che è più antica e addirittura risale a una pieve del IV-V secolo. Pochi oggetti, ma preziosi per la città. È un inizio, è un seme. Poi da questo seme, piano piano, si andrà avanti. Un museo giovane ma già ricco di storia, che rischiava però di chiudere al pubblico a causa della forte umidità degli ambienti e del rischio elevato di compromettere lo stato di conservazione delle opere d'arte. Così è entrata in gioco la WorldSafe, una piccola e giovanissima startup che ha installato a titolo completamente gratuito una nuova tecnologia anti-umidità negli ambienti del Museo di Arte Sacra, monitorandone le condizioni per 18 mesi. Si tratta di un'innovazione recentemente brevettata in grado di eliminare l'umidità di risalita in muri e pareti tramite l'utilizzo di un semplice principio fisico. Siamo partiti con un compito di andare a risanare appunto sia le murature che poi l'ambiente circostante. Oggi, dopo 18 mesi, possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo. Siamo partiti da una condizione di umidità dell'11%, oggi siamo scesi al 2,69% tramite la nostra azienda che ha una tecnologia studiata e accompagnata da un metodo di lavorazione che ci ha permesso di, oltre a risolvere appunto l'umidità di risalita, anche capire quali fossero le altre problematiche e poi ecco insieme alla curia e allo staff del museo andare a fare delle azioni coadiuvanti per far sì che poi il tutto riverta sull'unico obiettivo che è quello della risoluzione al 100%. Non è magia, non è miracolo, è solo scienza applicata a un metodo di lavorazione più oggettivo. Ecco, andiamo a spiegare questo metodo in parole semplici. Come è stato possibile far calare così tanto l'umidità? Allora, noi partiamo già da una domanda iniziale che è il contrario, cioè come mai c'è l'umidità nelle murature? E tutto deriva da, noi non abbiamo scoperto nulla, è un'innovazione che abbiamo fatto su una teoria già esistente e parte da un differenziale elettrico che si va a creare nella muratura. Si parla sempre di immobili sotto gli anni 80 per criteri di costruzioni in assenza di guaine delle murature portanti immerse nel terreno. Il nostro dispositivo non fa nient'altro che andare a eliminare un processo fisico che si va a creare con il contatto del muro con la falda acquifera sottostante e quindi noi non facciamo nient'altro che avere una soluzione fisica per una problematica che ha una matrice fisica, tanto è vero che l'umidità di risalita, a differenza degli altri tipi di umidità, è l'unica ad avere una peculiarità fisica. Quindi noi abbiamo sovvertito questo problema con questo dispositivo che va ad annullare appunto l'azione di questo differenziale elettrico e facendo sì che l'acqua non subisca più l'attrazione dal basso verso l'alto e che le murature vengano asciugate in maniera naturale, quindi con il principio dell'evaporazione,
e quindi questo ci porta ad avere una monitorabilità dell'intervento nel tempo e in più a capire, in base a dei dati oggettivi, in percentuali quindi, a capire quali sono le altre problematiche, se ci sono, e come intervenire in maniera circoscritta così da risparmiare tempo e soldi in fase di lavorazione.